San Lorenzo in Lucina, nel punto info che oggi ospita uno stand, quello dell'Ordine di Malta. Prego. Sì, abbiamo pensato che l'Ordine di Malta, che è conosciuto storicamente come grande ordine caritativo che si è occupato dei malati per secoli, dovesse farsi meglio conoscere al giorno d'oggi. Al giorno d'oggi, quando è necessario, diciamo, la massima collaborazione per venire incontro ai fenomeni di nuova povertà, di malattia, di scarto, come dice il Papa. E perciò vorremmo che l'opinione pubblica ci conoscesse anche per collaborare maggiormente con noi e darci maggior sostegno nelle nostre opere. Certamente. Allora, intanto parliamo della delegazione. Siamo a Roma e c'è una delegazione di Roma. A Roma c'è una delegazione dell'Ordine di Malta di Roma che si occupa delle attività caritatevoli qui nella città e nella provincia di Roma. È forse una delle delegazioni più importanti del mondo, in quanto ha circa 600 membri, e di questi 600 membri ci sono sia dei giovani, sia dei sacerdoti, sia delle persone adulte, dei professionisti, tutti uniti nell'idea di venire incontro a queste nuove esigenze di povertà e di malattia. Certamente, certamente, un grande impegno, un grande impegno. Un grande impegno, come il Papa ha detto, il grido dei malati e dei poveri è sempre più forte ma sempre meno ascoltato. Ecco, noi invece lo vogliamo ascoltare e vogliamo venire incontro a queste crescenti esigenze. Allora, vogliamo parlare anche del 37° campo estivo internazionale dell'Ordine di Malta, un'iniziativa per portare i bimbi malati in vacanza. Sì, ogni anno nei vari paesi in cui l'Ordine di Malta è attivo, che sono tantissimi, c'è un campo estivo in cui si portano i malati e gli si dà alcuni giorni così di svago e di anche compagnia. E ogni anno c'è questo campo, però fatto su scala internazionale, e l'anno prossimo, nel 2020, sarà effettivamente in Italia, nelle vicinanze di Roma, e ci aspettiamo una partecipazione di cavalieri, membri dell'ordine e malati da tutto il mondo. Sarà un appuntamento estremamente importante per il quale ci stiamo già preparando in modo attivo. Certamente, infatti è attivo il sito www.maltacamp2020.it, dove potrete raccogliere tutte le informazioni necessarie riguardo il campo estivo e anche le altre attività dell'Ordine di Malta. Certamente, anzi vi invitiamo veramente a consultare questo sito che raccoglie, diciamo, molte informazioni interessanti, non necessariamente conosciute da tutti, su di noi e che noi vorremmo far conoscere. Un'altra importante iniziativa che partirà proprio oggi sono i concerti che si terranno nella chiesa di Santa Maria del Priorato all'Aventino. Una serie di concerti di musica classica. E il ricavato sarà devoluto proprio per finanziare le vacanze a questi ragazzi malati. Proprio così, lì all'Aventino c'è da secoli, diciamo, una zona dell'Ordine di Malta che è anche extraterritoriale, e lì c'è questa bellissima basilica disegnata e diretta sul piano dei lavori da Piranesi stesso, che è tradizionalmente del Gran Priorato di Roma dell'Ordine di Malta. E lì hanno luogo questa serie di concerti, il cui ricavato, come diceva giustamente lei, verrà devoluto alle spese per il campo internazionale dell'anno.